I vestiti possono davvero farti sentire al meglio, ma a volte anche peggio. Meno male che ci sono idee per l'abbigliamento per aiutarti a vestirti sempre al meglio. Meglio che vada a lezione, ma prima un controllo veloce. Devo essere al top. Perfetta come al solito. Aspetta! Oh no, i sandali sono troppo stretti! Come ho fatto a non notarlo prima? Non posso permettere che qualcuno lo veda. Oddio, ma la stai vedendo? Perché sei venuta a scuola così? Sono in imbarazzo per lei! Smettetela, per favore, è terribile! Oh no, ma che cosa faccio? Aspetta, ci sono! Questo pennarello risolverà tutto. Devo essere veloce. Traccio una linea sul dito del piede assicurandomi che combaci. Poi farò lo stesso dall'altro lato. Va già molto meglio. Ho appena lanciato un nuovo trend. Non voglio fare tardi a lezione. Oh, quanto mi piace! Vorrei vivere soltanto di cioccolata. Oh, e di gelato, ovviamente. Wow, sono tante schifezze per soltanto una persona. Che stai facendo? Questo è zucchero! Se continui a mangiare così, puoi scordarti il tuo fisico di adesso. Sì, hai ragione, ma sarebbe così male? Sì, finalmente tutta la cioccolata che volevo! No, non voglio diventare così! Oh, devo cominciare a fare sport! Basta pigiamoni comodi! Da qualche parte dovrei avere dei vestiti per fare sport. Cavolo, ho trovato solo questo! Beh, che c'è che non va? Oh, guardali! Non vanno e basta! Sono sicura che c'è un modo per renderli come i miei. Questa sì che è un'idea! Li stendo bene su un tavolo e prendo le forbici. Li taglio così, così sono più corti. Vado piano e con cura, voglio che il taglio venga bene. Così per tutte e due le gambe. Perfetto, pronti da indossare. Wow, ti stanno benissimo e sono carini, sai? E ti stanno proprio bene. Grazie, andiamo a correre? Spero che tutti abbiate le scarpe adatte a ballare. Ma di chi è questa? Scusa, è stato un incidente. Oh, è che queste scarpe non mi calzano bene, vedi? No, ma te le sistemo io. A che ti serve quel foulard? Tu guarda, ok? Infilalo sotto alla scarpa, così. Poi legalo intorno alla caviglia. Fallo ben stretto. Perfetto. Ci sta anche bene. Guarda le mie nuove scarpe da ballo. Adesso sì che posso divertirmi! Alcune ragazze sono in fissa con gli accessori. Cos'è un vestito senza del luccichio? Ehi ragazze! Dov'è il tuo luccichio? Sei allergica o cosa? Beh, ma che strano! Ma io non ho degli accessori. Non ci vuole mica un genio per capirlo. Ma forse possiamo aiutarti. Ci ringrazierai più tardi. Un elastico per capelli. Sono per la maglietta. Oh, adesso ho capito. Vuoi dare un tocco in più al tuo look? Alza la maglia e raccoglila in questo modo. Una volta fissata su entrambi i lati, tirala giù e mettila sotto. Carina, vero? Che figo! Non ci avrei mai pensato! E adesso chi è che è di tendenza? Selfie! Devo immortalare questo momento. Cheese! Mua. E adesso aspettiamo i mi piace.
Devo allacciarmi le scarpe. Avrei dovuto buttare questa gomma. La metto un attimo qui. Ah, mi squilla il telefono. Oddio, che allenamento davvero tosto. Fermati! Ti ho detto di fermarti, perché non l'hai fatto? Che cosa c'è? Cosa? Non capisco. Una gomma! Mi ci sono seduta sopra! Ma perché la lasci sempre in giro, accidenti? E io che ci faccio adesso con questi? Sai cosa? Sistemali tu! Ok, anche se... non so come si leva la gomma. Entro oggi, grazie! Ah, ridicolo! Non posso credere che tu l'abbia fatto! Ci sarà un modo! Aspetta, ho delle forbici, giusto? No, non voglio che me li buchi! Ascolta, fidati di me! So che non ha senso, ma funzionerà! Inizio tagliando i pantaloni. E via! Tolgo soltanto la parte con la gomma. Sì, come immaginavo! Guarda, provala! Ok. Che devo farci con questi? Calmati e girati, su! Devi solo ficcarli qui. Ah, carina! Ma non ho comunque i pantaloni! Tieni, ti presto i miei jeans. Ehi, stai da Dio! Ce l'ho fatta! Wow, diamo inizio alla festa! Ehi, ti ho portato un regalo di compleanno! Oddio, grazie! Prego! Ed è ora di mangiare! Adoro i regali di compleanno, sono i miei preferiti! Chissà che cosa sarà! Che emozione! Oh, wow! Che cos'è? Non ha alcun senso dello stile! Ehi! Ti piace? È una gonna, vero? È davvero lunga! In realtà sono dei pantaloni, mi piaceva il colore! Accidenti, sono orribili! Aspetta, tranquilla, possiamo risolvere! Oh, va bene, proviamo! È ora di salvare questo disastroso compleanno! Ecco qui i pantaloni larghi! E adesso avrò bisogno di un paio di forbici! Taglierò soltanto questa gamba! Bene, e adesso li toglierò di nuovo! Non sono più pantaloni e li infilo in testa! Poi questa gamba diventa una manica. Ecco, i pantaloni adesso sono una maglietta. Ciao a tutti, sono tornata! Wow, sorprendente! Non sapevo che i pantaloni fossero una maglietta. I ragazzi... Dicci nei commenti quale idea hai provato! E non dimenticare di condividere il video con gli amici e di iscriverti al nostro canale per non perderti il divertimento. Queste calde giornate estive sono insopportabili. Sto sudando come un maiale qui dentro. Perché non ho preso un posto con l'aria condizionata? Va molto meglio. Ma che dico, mi sto sciogliendo! Ok, posso farcela. Ma adesso ho tutta la gola secca. Ho il deserto in bocca. Aspetta, ho del succo freddo in frigo. Questo succo mi salverà. Oh, che sollievo! Ma cos'è stato? Un chiodo? Come ci sei arrivato qui? Questa maglietta è nuova! Accidenti, che sfiga! Ma forse posso sistemarla! Ci vorrà soltanto un po' di creatività! Hai rovinato la maglietta? Beh, basta che la tagli! Taglia una linea retta sopra al buco! Adesso togli la metà superiore e taglia una striscia in questo modo! Perfetto! Adesso usala per legare il top! Passalo dentro e fai un fiocco. Assicurati che sia ben stretto. Carino, vero?
È perfetto per questo caldo. Ma lui dov'è? Vabbè, nessun problema. Mentre aspetto mi faccio un bel selfie con questo stupendo top. Bisogna dare una bella pulita qui. Una bella fatica, questo è certo. Oh, un messaggio. Vediamo chi è. Sì! Brian mi ha invitato alla festa! Oh, aspetta. Sono orrenda. Sembro Cenerentola dopo aver pulito il caminetto. Non posso andare così. Brian non può vedermi così. Oh, come vorrei avere una fata madrina che mi trasformi in una principessa. Ah? Oh, che volo accidentato! La fata madrina è qui. Oh, che ti è successo, cara? Dovrei andare a una festa con Brian, ma sono tutta sporca e in disordine. Quello sì che è un problema. Ti aiuto io, alzati, su. Ok, ma per favore, niente topi in casa, anche se sono dei sarti. Intanto, via quei guanti. Vediamo cos'altro. Oh, certo, i capelli. Molto meglio. Ci servono dei vestiti, ma senza i topi. Oh, ops. Ho detto senza topi, stupida bacchetta, scusami. Oh, perché ho voglia di formaggio? Ah, non ti preoccupare, proviamo questo. Non è proprio il mio stile. Sono i topi quelli con l'ottimo gusto in quanto a moda. Dai, stupida bacchetta, non mollarmi adesso. Oh, ha esaurito la magia, l'ho usata tutta prima. In che senso prima? Tranquilla, ci penso io. Sbottoniamo gli ultimi bottoni e prendiamo l'estremità in questo modo. La giriamo così per fare il nodo e... Ecco, molto meglio. Che ne pensi? Penso che tu sia la migliore fata madrina al mondo. Oh, grazie, cara. Adesso vai a divertirti, su. Betty, aspetta. Non posso tornare a casa senza magia. Credo resterò qui per un po'. Devo allacciarmi le scarpe. Avrei dovuto buttare questa gomma. La metto un attimo qui. Ah, mi squilla il telefono. Oddio, che allenamento davvero tosto. Fermati! Ti ho detto di fermarti, perché non l'hai fatto? Che cosa c'è? Cosa? Non capisco. Una gomma! Ci sono seduta sopra! Ma perché la lasci sempre in giro, accidenti? E io che ci faccio adesso con questi? Sai cosa? Sistemali tu. Ok, anche se... non so come si leva la gomma. Entro oggi, grazie. Ah, ridicolo. Non posso credere che tu l'abbia fatto. Ci sarà un modo. Aspetta, ho delle forbici, giusto? No, non voglio che me li buchi. Ascolta, fidati di me. So che non ha senso, ma funzionerà. Inizio tagliando i pantaloni. E via. Tolgo soltanto la parte con la gomma. Sì, come immaginavo. Guarda, provala. Ok. Che devo farci con questi? Calmati e girati, su. Devi solo ficcarli qui. Ah, carina! Ma non ho comunque i pantaloni. Tieni, ti presto i miei jeans. Ehi, stai da Dio! Ce l'ho fatta! Ok! Betty e Bella stasera faranno baldoria! Aspetta, non ti sei vestita? Non ho niente da mettermi. Bella! Senti, ci penso io, aspetta qui. Ok, su, basta poltrire. Proviamo questo. Oh, Betty, mi piace un sacco! Il viola mi sta da Dio! Oh, ma si vedono le spalline! Sai cosa, Betty? Credo di aver avuto un'idea. A dopo, reggiseno. Non mi serve. Ops,
Forse sì. Sai cosa? Mi è venuta un'idea. Questo reggiseno sportivo è la soluzione. Reggiseno sportivo? Non è alla moda, no? Bella, come sei complicata. Va bene, tiriamo fuori l'imbottitura, ok? Ti faccio vedere come la usiamo. Capito come? Ah, sì! Le metto dentro la maglia. Perfetto, niente spalline, sono coperta. Stai benissimo, stasera ci divertiremo un mondo. Ah, sì, ottima scelta. Mi serve proprio un aiutino. Vediamo un po'. Bingo, andrò alla grande. Oh? Oggi strada panoramica per venire a scuola, che mi sono persa. Belle scarpe, eh? Sono davvero originali. Direi che sono uniche al mondo. Wow! Ciao! Oh, stai cercando delle risposte? L'anello ce le ha tutte. Fighissimo, vero? Il mio hashtag è fortunata. Arrivo, signorina. Il numero è il 39, giusto? No. Che ne dice di queste? No. Ah, ok. Che seccatura. Queste? Mm-mm. Queste? Beh, neanche per idea, basta così. No, mi dia un'altra chance. Ah, devo pensare a qualcosa e so esattamente a che cosa. Scarpe semplici non è un problema. Un bel foulard può cambiare tutto. Lo taglio per adattarlo. Suole dorate, che cosa c'è di meglio? Le dà un qualcosa in più, la perfezione. Che noia. Le piacciono? Sì, anzi le amo. Sono della mia taglia. Oh cavolo, ce l'ho fatta. Le scarpe più belle che esistano. Grazie, grazie. Si merita una mancia extra large. Prenda tutto. Sono un uomo fortunato. Si vola alle Bahamas. Wow, che negozio carinissimo. E guarda quante scarpe. Sembrano caramelle. Mie, mie, mie. Solo queste. Oh, è sufficiente? Un dollaro? Non copri una sola cinghia. Davvero, è tutto ciò che ho. Ma le voglio così tanto. Vediamo che posso fare. Ho queste della scorsa stagione. Cool. Oh, probabilmente dovrei provarle. Spero che vadano bene. Vediamo. Fin qui tutto bene. Non mi convincono del tutto. Apporterei una piccola modifica in casi come questo. Tocca a te prendere l'iniziativa. Tipo, se vuoi dei sandali alla schiava, puoi crearteli da te. Che carini! Wow, li prendo! Sì, a presto! Magari potessi partecipare, ma non ho niente da mettermi. No, vabbè. Si va avanti. Cos'è questa roba? Una maglia? Un vestito? Un casino? Boh. C'è altro? Eh? Che cos'è? Wow! Eh? Finalmente! Grazie! Sei una vera fatina! Ehi, stai scherzando? No! Colpa mia, scusa. Penso che questo ti piacerà. Wow, è favoloso! Non so, non è molto adatto. Prova questo. Adesso si ragiona. L'adoro! Oh, che sollievo! Divertiti alla festa! Bene, scateniamoci! Che locale figo! Wow! Bello qui dentro! Ehi, ciao! È il mio vestito quello! Oh, che imbarazzo! Oh no, non va bene. Allora lo renderò diverso. Questo slip fa il caso mio, è un colore totalmente diverso. Ehi là, tessuto, prego. Aspetta di vedere cosa ne faccio. Nessun'altra lo indosserà, questo è certo. Ok, ancora un paio di risvolti e ho finito.
Oh! Sono tornata? Wow, hai un outfit bellissimo! Il colore è super cool! Già sapevo che l'avresti detto! Balliamo! Arrivo! Devo buttare la spazzatura! Che stanchezza, vorrei solo poltrire! Che puzza! Oh no, c'è Chris! Non voglio che mi veda così! Sembro spazzatura anche io! Perché doveva sedersi proprio lì? Ah, devo escogitare qualcosa e subito! Mi nasconderò finché andrà via! Ah, dai, Chris, va via! Oh no, sta venendo da questa parte! Adesso che faccio? Non ho altra scelta! Cosa? Non ci posso credere! Sto arrivando! Au, ora sì che sembro spazzatura! Ma almeno ho evitato una figuraccia! No, pessima idea! Dai, su, pensa! Deve esserci qualcosa che posso fare! Forse la spazzatura può aiutarmi a mali estremi, estremi rimedi. Insomma, potrebbe andare peggio. Cosa? Non ci credo! Oh! Tutto bene lì? Sì, sì, vai via! Aspetta, ma sei Luna? Ciao, Chris! Ma che fai? Guarda come sei conciata! Non c'è bisogno di farmelo notare! Che sfigata! Che cattivo! No, non può essere così difficile. Che fastidio! Oh, salve! Ma cosa? Mi serve quel vestito, facciamo a cambio? Sei matta? Ew. Ma era un affarone! Forse ho trovato! Devo solo togliere le braccia dalle maniche e infilarle nel colletto della maglia. Poi annodo le maniche sul davanti e intorno al collo. Carino davvero! Oh, i capelli! Così va meglio! Cosa? Non ci credo! Sì, arrivo! Chris? Ehi, torna qui! Ciao, come va? Ehi, Luna! Gran bel look! Grazie per averlo notato! Au! Hai finito! Stai bene? Come sei deboluccia! Ho quasi fatto! Ok, eccoci qui! Hai finito! Oh, spettacolare! Sembro una vera rockstar! Voglio mostrarlo a tutti! Ah, questo maglione lo copre però! Tutto quel dolore neanche si vede. Un maglione principiante. E se facessi un nodo? Odio questo coso. A meno che... Idea! Posso usare la manica per tenere su il tessuto. Poi ci metterò il braccio così. Visto? Adesso si vede tutto. Ora sì che sono una strafiga! Felice che ti piaccia! Sì! Grazie a te, tatuatrice inquietante! Sì, insomma, è figo! Sono così felice! Oh, non sembra stia andando bene! Abbiamo visto abbastanza! Siete così cattivi! Addio! Emma, vieni tu. Spero di non vomitare. Arrivo. Quanta competizione, vero? Devo farla squalificare. Sto solo bevendo il caffè. Oh, che goffa, scusami. Ma sei matta! Oh. Accidenti, mi dispiace. Non posso entrare così. Non posso più indossarlo. Oh, tutto il mio look è rovinato. Ma non se faccio qualche modifica, certo. Con questa bretella ridisegnerò il top.
È tutto un altro modello adesso. Basta essere un po' creativi. Wow, ma dove ha preso quel top? Il suo look è più bello del mio. Oh no! Non voglio più fare la modella! Respira. Buona fortuna. Sì, come no. Ehi, ma che starà succedendo lì? Devo avvicinarmi. L'hanno assunta! Oh! Il casting è terminato. E tu che cosa vuoi? Fossi in te chiamerei un taxi. Ma sul serio? Ah! Ok, così ha senso. Oh, sono stanchissima. Aspetta, cosa? No. Oh, no, no, no. Di certo questa festa non posso perdermela. Ma non posso uscire così. Ok, calma e pensa un attimo. Uso entrambe le mani così mi sbrigo. Au, questi orecchini mi fanno proprio male, accidenti. Oh no, ho rotto il pettine. E le scarpe rosse col tacco, voilà, decisamente la scelta giusta. Ma come mi vesto? Ah, troppo elegante, troppo casual. Ah, questo è perfetto. Oh sì, questo è l'outfit perfetto. Ehi, pronta per uscire? Oh no, abbiamo lo stesso vestito. Cavolo, e adesso? Non posso uscire così. Oh, aspetta, aspetta, ho un'idea geniale. So come dare una svolta a questo vestito. Incrocio le spalline, così. E uso le mie forbici fidate. Faccio un taglio su entrambi i lati. Wow, sembra quasi un altro vestito. Stasera sarai pazzesca. Ok, una pausa all'armadietto. Oh, è così bello. Ciao, ciao, ci vediamo dopo, tesoro. Oddio, è proprio lì. Ciao. Non mi ha neanche guardata, non è giusto. Oh, ma sta piangendo. Sì, piange. Vorrei fare qualcosa per lei. So che ha una bella cotta per Jared. Sai che c'è? Vado a parlarle. Ehi, stai piangendo per Jared? Se vuoi, ti posso aiutare ad attirare la sua attenzione. Prendi il mio bracciale e fai quello che dico. Ok, posso farcela. Ah, speriamo funzioni. Ok, devo togliermi il maglioncino. E poi ha detto di metterlo al contrario. Ok, fatto. Adesso il bracciale. Questa è la parte difficile. Devo prendere i due lembi e farceli passare dentro. Poi li tiro finché non è bello aderente. Adesso abbottono i lembi davanti e li piego per nasconderli. Perfetto! Adesso tolgo gli occhiali e sciolgo i capelli. Ok, sono pronta a sfoggiare il mio nuovo look. Wow! Ma chi è? È pazzesca! Ehi, ti ho preso questo orsetto perché so che ti piacciono. Ma da dove escono tutti questi ragazzi? Vediamo. Oh, wow! Questo vestito è carinissimo. Lo adoro. Oh, no! È troppo costoso. Magari ricontrollando. No, le tasche sono vuote. Forse quest'altra? Cavolo, solo un dollaro. Ok, dovrò pensarci io. No, no, assolutamente no, proprio no. Oh, finalmente quello che cercavo. Oh, andiamo, da dove viene questo buco? Non è possibile. Aspetta, ho un'idea. Molto bene, ho i pantaloni col buco e le forbici. Iniziamo a tagliare. Partirò da qui, con attenzione, seguendo una linea retta. Ottimo, ora giro in questa direzione. Ecco il foro. Taglio la parte intorno, così. Fatto. Ho trasformato questi pantaloni in un top super carino.
ci vuole un selfie mentre lo indosso. Finalmente è ora di uscire stasera. Oh, tira vento e fa freddo. Non credo di essermi vestita nel modo giusto. Faceva un freddo fuori. Ma questa sciarpa risolverà ogni problema così. Oh, cavolo, l'ho messa male. Ci riprovo. No, neanche così. Uffa, non ci riesco. Che posso fare? Ehi, Betty, perché stai così giù? Per la sciarpa? Oh, dai, su. Dalla a me. Ti do una mano io, Betty. Ok, te la metto intorno al collo e tiro più giù un'estremità. Poi la incrocio due volte e giro la parte più lunga attorno al collo. Vedi? Adesso annodiamo l'estremità così. Wow, è così carina! Che stile! Grazie mille, Bella! Adesso sono pronta per affrontare il freddo. Ma non ero pronta al giornale in faccia! Per fortuna nessuno mi ha vista. Oggi il tempo è incredibile. Salve, signorina. Ecco il menù di oggi. Grazie. Oh, mio Dio. È seduto laggiù, da solo. Mi sta guardando. Facciamogli un salutino. Ma che cavolo? Cos'ho che non va? Quel tentativo di flirt non è andato a segno. Oh, i suoi capelli rossi sono fantastici. È così carina. Cosa? Gli piace quella? Onestamente, credo sia una delle mie torte migliori. Oh, sembra che il ragazzo sia pronto. Vado. Buongiorno, cosa posso portarle? Wow, che bella divisa rossa. È il mio colore preferito. Oh, beh, sì, è bella. Ma posso portarle qualcosa? Oh, certo, prendo questo, per favore. Ha detto che il rosso è il suo colore preferito? Non ho niente di rosso addosso, né sui vestiti, né tra i capelli. Non è giusto. Che ne sapevo io? Le ha dato tutte le attenzioni perché ha quel grembiule rosso. È super arrabbiata perché quel cliente ha flirtato con me. Beh, ecco il suo ordine. Spero le piaccia. Non ci credo. È ingiusto. Che rabbia. Ecco a lei il suo ordine. Ha un aspetto fantastico. Tutte le mie verdure rosse preferite. Buon appetito. Che sta facendo? Mangia solo cibi rossi. Oh no, un'altra ragazza. Ed è vestita di rosso. Guarda come la guarda. È solo perché è vestita di rosso. Un attimo. Forse, se potessi... Ma certo, so cosa posso fare. Vediamo. Che posso usare? Sì, il mio ombrello rosso. Lo aprirò. Trasformiamolo in una gonna. Mi piace la sua forma, ma anche il colore brillante. Oh, mi sta guardando. Ciao, come va? Oh, wow! Devo darle subito questo fiore! Devo darti questa rosa! È adorabile tanto quanto te! Grazie mille! Posso avere l'onore? Eh? Che diavolo è questo? Un ombrello o quel che ne resta? Non saprei proprio cosa farci! Oh, quanto mi piace! Vorrei vivere soltanto di cioccolata! Oh, e di gelato, ovviamente! Wow, sono tante schifezze per soltanto una persona. Che stai facendo? Questo è zucchero! Se continui a mangiare così, puoi scordarti il tuo fisico di adesso. Sì, hai ragione, ma sarebbe così male? Sì, finalmente tutta la cioccolata che volevo! No, non voglio diventare così. Oh, devo cominciare a fare sport. Basta, pigiamoni comodi! Da qualche parte dovrei avere dei vestiti per fare sport. Cavolo, ho trovato solo questo! Beh, che c'è che non va? Oh, guardali! Non vanno e basta! Sono sicura che c'è un modo per renderli come i miei. Questa sì che è un'idea! Li stendo bene su un tavolo e prendo le forbici. Li taglio così, così sono più corti. Vado piano e con cura, voglio che il taglio venga bene. Così per tutte e due le gambe.
perfetto, pronti da indossare. Wow, ti stanno benissimo e sono carini, sai? E ti stanno proprio bene. Grazie, andiamo a correre? Oh, sembra che questa sia la casa. Oh, deve essere la mia consegna. Ecco la sua consegna, signorina. Adoro ricevere dei pacchi. E questo viene dall'Australia. Devo solo aprire la scatola. Dai, nastro, staccati. È inutile. Ma certo, userò le forbici. Ci siamo. Sta tagliando attraverso il nastro. Devo tagliare tutto. Sì, finalmente posso aprire. Oh no! Le forbici hanno rovinato il cappotto. No, è completamente rovinato. Oh, ma che cosa ho fatto? Ma forse posso sistemarlo. Ok, fammelo indossare e vediamo come sta messo. Adesso mi servono di nuovo le forbici. Inizierò a tagliarlo dove è già rovinato. Ecco, l'ho tagliato tutto intorno. E adesso posso usare la metà inferiore come gonna. I bottoni la terranno ferma. Così, ho una piccola giacca e una gonna adesso. Ma è incredibile! Devo scattare una bella foto. Questi selfie avranno così tanti mi piace. Sì, questa è la foto che voglio postare adesso. Oh, spero che le piaccia. Sì, pensa che sia fighissima. Sì! Questi dolcetti saranno buonissimi. Betty, ti ho preso un regalo. Oh, grazie, bella. Oh, wow, è bellissimo. Mi piace così tanto. Oh, mi sta un po' largo. Grazie lo stesso, l'importante è il pensiero. Vorrei tanto trovare un modo per sistemarlo. Aspetta, e se ci fosse un modo? Bella, guarda. Ho le spille da balia e un cordino. Con queste due cose posso aggiustarlo. Devo solo mettermi l'abito al contrario. Voilà! Ok, spille da balia, tocca a voi. Faccio una piega così mi sta meglio. E la fermo con questa spilletta. Mi raccomando, su entrambi i lati. Faccio passare il filo con delle spille da balia. L'una e l'altra estremità così. Le stringo bene e adesso lo rigiro. Sì, ha funzionato, calza a pennello adesso. Betty, come hai fatto? Ti sta da Dio. Non c'è niente di più bello dell'amicizia. 1, 2, 3, 4. La trussa entrerà sicuramente. Ma non dovrebbe esserci un fondo. Mi sa che non posso usare questo zaino. Ma devo avere le mani libere. Ah, mi è venuta un'idea. Trasformiamo una borsa in uno zainetto. Metti la cinghia attorno al collo. Mettici dentro le braccia e mettila sulla schiena. Che carina! Del resto, questo colore mi sta meglio. Mi stavo dimenticando la cosa più importante. Ups! Ok, così ha senso. Oh, sono stanchissima. Aspetta, cosa? No! Oh, no, no, no! Di certo questa festa non posso perdermela! Ma non posso uscire così! Ok, calma e pensa un attimo. Uso entrambe le mani così mi sbrigo. Au, questi orecchini mi fanno proprio male, accidenti! Oh no, ho rotto il pettine! E le scarpe rosse col tacco, voilà, decisamente la scelta giusta. Ma come mi vesto? Ah, troppo elegante, troppo casual. Oh, questo è perfetto! Oh sì, questo è l'outfit perfetto! Ehi, pronta per uscire? Oh no! Abbiamo lo stesso vestito! Cavolo, e adesso? Non posso uscire così! Oh, aspetta, aspetta! Ho un'idea geniale! So come dare una svolta a questo vestito! Incrocio le spalline... così! E
e uso le mie forbici fidate. Faccio un taglio su entrambi i lati. Wow! Sembra quasi un altro vestito! Stasera sarai pazzesca! Oddio, è così divertente! Oh, mi ha mandato un messaggio tenerissimo! No, guarda, Chris mi ha chiesto di uscire! Cosa? Gelosa? Aspetta! Guarda qui! Chris ha chiesto anche a me di uscire! Oh, come può farmi questo? Ah, uomini! Deve esserci un errore! Ma chiaro, non ti chiederebbe mai di uscire! Solo una di noi può uscire con Chris, ok? Ok, e quella sarò io! Sì, come no, staremo a vedere! Stupirò Chris! È un gioco da fare in due! Volevo metterlo io, quel rossetto! Oh, che peccato! Non c'è problema! Adoro questi orecchini! Non mi piacevano comunque! Questi sono più eleganti? Ripetilo finché ci crederai! Prendo la mia borsa! Anch'io! Questa? Stai scherzando? È da 4 soldi comunque! Questi jeans mi stanno sempre bene! Ma sono i miei! No, sono miei! Molla l'osso! Li ho visti prima io! Smettila! Smettila tu! Ah, guarda che hai fatto! Ah, puoi tenerli per me, buona fortuna! Ma come faccio adesso? Non posso indossarli! Oh, a meno che... Devo strapparli ancora di più! Poi infilo le mani nei jeans e li indosso attraverso lo strappo. Così, ecco. Adesso li tiro giù. Wow, fantastico! Ora di andare? Non così in fretta. Bel look, vero? Devo ammetterlo, sono colpita. Ciao! Levati di mezzo! Chris! Ma chi c'è lì con lui? Oh, ciao ragazze! Oh, sono gemelli! Facciamo finta di niente. Dopo di te. La scuola da sola è già abbastanza complicata. Figuriamoci con degli imprevisti. Oh, la bibita sulla maglietta! Non è possibile. La giornata è appena cominciata e già sono di cattivo umore. Quella ragazzina pagherà per questo. Che cosa hai detto? Niente, stavo solo ballando. Lo immaginavo. Posso sistemarla? Fortunatamente ho sempre una saponetta con me. Me ne vado, buona giornata! Oggi il tempo è incredibile. Salve, signorina. Ecco il menù di oggi. Grazie. Oh, mio Dio! È seduto laggiù, da solo. Mi sta guardando. Facciamogli un salutino. Ma che cavolo? Cos'ho che non va? Quel tentativo di flirt non è andato a segno. Oh, i suoi capelli rossi sono fantastici. È così carina. Cosa? Gli piace quella? Onestamente, credo sia una delle mie torte migliori. Oh, sembra che il ragazzo sia pronto. Vado. Buongiorno, cosa posso portarle? Wow, che bella divisa rossa. È il mio colore preferito. Oh, beh, sì, è bella. Ma posso portarle qualcosa? Certo, prendo questo, per favore. Ha detto che il rosso è il suo colore preferito? Non ho niente di rosso addosso, né sui vestiti né tra i capelli. Non è giusto, che ne sapevo io? Le ha dato tutte le attenzioni perché ha quel grembiule rosso. È super arrabbiata perché quel cliente ha flirtato con me. Beh, ecco il suo ordine, spero le piaccia. Non ci credo, è ingiusto. Che rabbia. Ecco a lei il suo ordine. Ha un aspetto fantastico. Tutte le mie verdure rosse preferite. Buon appetito. Che sta facendo? Mangia solo cibi rossi. Oh no, un'altra ragazza. Ed è vestita di rosso. Guarda come la guarda. È solo perché è vestita di rosso. Un attimo, forse se potessi... Ma certo, so cosa posso fare. Vediamo, che posso usare? Sì, il mio ombrello rosso. Lo aprirò.
Trasformiamolo in una gonna. Mi piace la sua forma, ma anche il colore brillante. Oh, mi sta guardando. Ciao, come va? Oh, wow, devo darle subito questo fiore. Devo darti questa rosa, è adorabile tanto quanto te. Grazie mille. Posso avere l'onore? Che diavolo è questo? Un ombrello o quel che ne resta? Non saprei proprio cosa farci. Ti sono piaciuti questi trucchi? Beh, se mai dovessi trovarti in difficoltà ti salveranno. Condividi il video con i tuoi amici. E questi li hai già visti? Iscriviti al nostro canale per non perderti nessun video. Oh wow, che sonno. È ora di andare a letto. Non vedo l'ora di riposare. È il mio telefono? Dove l'ho messo? Oh, eccolo. Chi mi sta chiamando? Pronto? Ciao, sono alla festa. È fantastica. Dovresti venire. Ti stiamo aspettando. Sono così stanca. Un momento. Oddio, che giorno è? Me lo sono dimenticato? No, è il giorno della grande festa. Che posso indossare? Oh, questo dovrebbe andare. Ok, una veloce controllata allo specchietto. Ehi, Penny, ce l'ho fatta. Ciao, scusate il ritardo. Signorina, che stai indossando? Oh, hai scelto questo per la festa? È qualcosa, immagino. Accidenti. No, non posso scattarle una foto con la mia fotocamera. Mi dispiace, ma non hai un bel aspetto. È troppo infantile. Sicuramente serve qualcos'altro. Non ci credo di aver commesso un errore simile. Ci deve essere un modo per risolvere. No, nessuno di questi fiocchi va bene. Troppo da bimba. Basta con questi cerchietti. Oh, aspetta. Ho queste due mollette. Sì, queste possono aiutarmi. Intanto sciogliamo le trecce. Fatto. Ora mettiamoci al lavoro. Molto bene. Ecco la prima molletta. Mi tiro su i capelli e la inserisco in questo modo. Li attorciglio e li attacco così. Poi allargo un po' i capelli, nascondendola sotto. Con delle forcine mi assicuro che rimangano al loro posto. Le inserisco e fisso bene. Ottimo. Ora ovviamente devo passare all'altro lato. Niente più cerchietti con le orecchie. Ehi, Penny, sono tornata. Oh mio Dio, adoro questa nuova acconciatura. Incredibile. Non ci credo che sia riuscita a sistemarli così in fretta. Wow, guardatela. Che capelli stupendi. Ora devo farle una foto. Sì, facci una foto. Siamo stupende. Ok, ho portato il succo, come avevo detto. E ho i bicchieri. Ma non è tutto. Oh no, ho anche della cioccolata. Oh wow, è la mia preferita. Anche la mia. Apriamola subito. Oh, guarda che delizia spalmabile. Mettiamola sul pane. Ecco fatto. Questo è per te. Grande. Grazie mille. Mi servirà un tovagliolo per questa bontà. È buonissima. Grazie ancora. Di nulla. Gli amici servono a questo. Ora ne preparo un po' per me. Ah, oh no. Mi è colata tutta sulla maglia. Oh no. Prendi questo tovagliolo, dovrebbe aiutare. Ottimo, grazie. Spero che funzioni. No, l'ho solo spalmata ancora di più. Oh, cavolo. Deve esserci qualcosa che posso fare. Aspetta, i nastri potrebbero essere la soluzione. Che dovrei farci? Fidati. Ok, tieni su il top. Giralo. Bene, è il momento del nastro. Lo infilo nelle spalline in questo modo. Ok, pronta? Lo faremo passare sopra la testa. Bene, ma non abbiamo finito. Mi serve un altro nastrino. Lo tiro giù facendolo passare attraverso il top. Anche dall'altra parte. Oh, ho capito. Lo prendo io adesso. Lo leggo dietro la schiena. Ehi ragazzi, siamo qui per il picnic. Ti ho salvato appena in tempo. Oh, cavolo. Wow. Il tuo outfit è strepitoso. Oh, grazie. Abbiamo un sacco di snack.